A Termini Imerese si ritorna a protestare. Stamattina siamo all'esterno dello stabilimento Bluetech per ascoltare quelle che sono le dichiarazioni degli ex operai Fiat che adesso temono per il loro futuro. E non si sa soprattutto come finirà la querela tra Invitalia e Bluetech, che ha richiesto 20 milioni di euro che erano necessari per far ripartire la produzione. Queste notizie che noi apprendiamo del blocco, della revoca del finanziamento e la restituzione che Invitalia chiede a Bluetech dei 22 milioni già che sono state consegnate a Bluetech, è chiaro che creano un ulteriore problema tra i lavoratori. Per questo noi diciamo con forza che il prefetto ci convoca martedì, che la politica riconvoca il tavolo ministeriale con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro Calenda, la Regione Siciliana, affinché FCA, affinché si possa trovare una soluzione, perché questi lavoratori da troppi anni attendono un impegno concreto. Invitalia poteva e aveva gli strumenti per verificare prima di questa data la possibilità di verificare dove andava il progetto, di dove stava andando Bluetech e come aveva investito e utilizzato il denaro pubblico che aveva ricevuto qualche tempo fa. Dietro le promesse della reindustrializzazione dell'ex Polo Fiat c'è chi nel frattempo in questi anni ha perso tutto. Siamo stanchi e demoralizzati perché in questi 7 anni di vertenza non si sono raggiunti risultati positivi. Sono qua in questo stabilimento dal 1979, quindi diciamo che ci ho vissuto in questo stabilimento fino adesso e adesso purtroppo sono in una fase di molta preoccupazione, sia per me che per tutti gli operai, tutti i miei compagni di lavoro che siamo fuori. E questo stabilimento è stato sempre il fiore all'occhiello di tutti gli stabilimenti d'Italia, anche perché abbiamo sempre prodotto bene, abbiamo sempre garantito un'ottima qualità fin quando c'era la Fiat e fino adesso. Invitalia, che era l'organo del Ministero del Controllo di portare una ditta qua, quando ha dato lo stabilimento a Bluetech, sapeva benissimo in che condizione era l'azienda e se aveva la capacità di mettere in moto uno stabilimento del genere. Adesso, dopo dal 2014, si accorge che non è in condizioni e boccia il progetto. Mi sembra che sia una responsabilità grave da parte di Invitalia averlo capito solo adesso.